I Bella Donna sono una band rock noir romana. Hanno pubblicato da poco il loro ultimo disco, che si chiama The Orchestra Album, che è stato realizzato attraverso una campagna di crowdfunding e che contiene 10 pezzi completamente arrangiati e suonati da un'orchestra sinfonica che vanta musicisti di altissimo livello. Luana Caraffa e Dani Macchi, la voce e la chitarra dei Bella Donna, sono venuti a trovarci nei nostri studi e li ha intervistati per noi Alex Pierro. Come with me. Tra di noi, tra me e Dani, c'è sicuramente un qualcosa di alchemico, sinergico, nella misura in cui ogni volta che siamo insieme riusciamo a produrre musica istantaneamente, come se stessimo respirando, no? Per noi è un'attività naturale, organica, e il mistero è anche dovuto al fatto che ci siamo incontrati per strada riconoscendoci, dopodiché io ho ritrovato a casa dei miei un quadro che avevo dipinto a 17 anni, in cui ci sono io e Dani Macchi. Questa è una storia un po' bizzarra, però è vero. Beyond the gates of wisdom lies a dreamland. Lose your mind and free your consciousness. Take my hand. Come with me. Il nostro è un amore con la maiuscola, nel senso che siamo come viviamo in simbiosi. Addirittura una volta, quando stavamo in tour in Inghilterra, io ero molto arrabbiata e lo chiamai Luana, ma che... Ah no, Luana sono io. C'è anche questo problema a volte. No, viviamo in simbiosi, ma in maniera fraterna. Sicuramente la polivalenza semantica del termine bella donna ha una sua attrazione, un suo charme. Sappiamo che la bella donna come pianta può essere sia una cura che un veleno che un allucinogeno. E poi c'è anche proprio nella parola stessa, è insito l'elemento della femminilità. Noi siamo una band a maggioranza femminile, 3 donne e 2 uomini, quindi insomma ci piaceva questa cosa. L'idea originaria dietro questa band dal punto di vista sonico, musicale, estetico, artistico che abbiamo avuto sempre io e Luana è quello di in qualche modo trovare un sound, fare un ulteriore balzo creativo, cioè il primo è nella scrittura dei brani, quindi io e Luana ci troviamo a scrivere insieme, escono fuori queste canzoni, poi come realizzarle e quello a un certo punto quasi per combinazione ci siamo trovati a lavorare su questa, che ora è quasi una formula, no? Noi possiamo quasi belladonnizzare qualsiasi canzone, ovvero dove c'è il pianoforte, e c'è la chitarra totalmente senza effetti, distorta, molto, molto primordiale, aggressiva, e chitarra, cavo, amplificatore, e una batteria bonamiana, e basso profondo, quasi dub, e la voce di Luana che canta rock come una cantante italiana che non è mai vissuto in Italia, e quindi non con le accezioni blues ma con una derivazione che viene forse più da Puccini che da Janis Joplin. So bright and bright.
tutto è nato con MySpace, ovvero noi abbiamo realizzato dei demo di questi brani che stavamo scrivendo, registrandoli in sala prove semplicemente. Quando è uscito fuori MySpace abbiamo caricato alcuni di questi brani su MySpace e dopo un paio di giorni ci è arrivato improvvisamente un commento da parte di una americana dicendo che gli piaceva. Noi eravamo proprio fuori di noi dalla gioia, siamo andati addirittura a cena fuori a celebrare. Nel giro di 2 settimane la media era sulle 100 mail al giorno. E siamo entrati nei 100 gruppi più ascoltati al mondo, unica band non americana a essere in questa, eravamo costantemente, spesso anche nella top 10, quindi 5.000 ascolti al giorno minimo. E questa cosa noi non ce la spiegavamo, perché abbiamo caricato le canzoni lì come hanno fatto più di 1 milione di altre band. Forse in retrospettiva, quindi anche qui, vedendo facendo un po' di dietrologia, quindi vedendo il passato con le conoscenze del presente, è anche il fatto che facendo le cose senza cercando un qualcosa che piacesse a noi, una nostra ricetta personale, e porta, penso, porterebbe qualsiasi artista a creare una cosa comunque sui generis, che a suo modo è unica e comunque molto molto italiana, pur essendo assolutamente non italiana. Forse è questo, però non spetta tanto a noi dirlo, forse. Un po' di senso di spaesamento e di surrealismo. E all'inizio io e Dani pensavamo che si stesse scherzando, abbiamo cercato di contattare delle persone per capire se fosse vero o falsa. Poi abbiamo detto, ma sarà una di quelle cose, sai, che magari un mitomane si inventa. E invece poi abbiamo visto che effettivamente 2 di questi brani di cui Dani parlava, che erano stati uploadati su MySpace, brani tra l'altro registrati in sala prove con pochissimi mezzi, che noi non avevamo pensato di realizzare in quella maniera, ma poi di poter riregistrare un domani, che poi invece quei brani hanno costituito Metaphysical Attraction proprio per la richiesta delle persone, 2 di quei brani sono entrati nel ballot dei Grammy Awards, quindi non 1, 2. E è una cosa pazzesca anche per una band indipendente, una notizia appunto che ha del fantascientifico quasi. I recognize it, but it wasn't whole anymore. Personalmente il fatto di aver vissuto all'estero per molti anni a Londra e di passare tantissimo tempo a Los Angeles sicuramente è un elemento cruciale di quello che può essere il mio apporto creativo alla band, a questa band, a Bella Donna. Il rock, dal mio punto di vista, forse proprio perché ho vissuto da giovanissimo a Londra e ho iniziato veramente a suonare lì con tante band, andando in tour, facendo mille cose a Londra. Il rock, nel mio punto di vista, nel mio umile punto di vista da ascoltatore, non da musicista, in Italia non è mai arrivato, cioè non esistono in realtà delle band rock italiane, a eccezione dei Lacuna Coil, forse di qualche altra, ci sono sempre delle eccezioni magari, però qui in Italia vengono definiti rock degli artisti anche molto popolari che non hanno nulla di rock, non hanno niente di quel, non c'è dentro James Brown, non c'è dentro il blues, non c'è dentro Janis Joplin, non c'è Hendrix, non c'è nulla di tutto questo, sento solo il cantautorato italiano fatto con le chitarre distorte o magari uno scimmiottamento di quello che loro pensano sia la musica come viene fatta all'estero. Non è solo un modo di una cosa di saper suonare, anzi qui forse le band suonano anche troppo bene per fare rock, è proprio un approccio che si ha verso, so che è banale dirlo e sembra un cliché, però verso la vita e la musica è vita. Mi rendo conto che queste sembrano tutte a Roma diremmo fregnacce per fare una cosa, ecco, non anglosassone, però secondo me non lo sono, è proprio la verità, e questo sicuramente può essere parte di quello che ci rende comunque in qualche maniera quello che siamo, cioè uno strano incrocio fra un qualcosa di estremamente italiano dal punto di vista melodico e di scelte armoniche con invece delle sonorità che non hanno, che in Italia non sono mai arrivate se non dai dischi stranieri, insomma. I'm scared. I save my soul.
delle cose fortunate che sono successe alla nostra band è stata sempre questa connessione che abbiamo avuto con il mondo del cinema. Quindi sì, abbiamo realizzato un brano insieme a Nyman, abbiamo scritto una canzone sul suo tema di lezioni di piano. Lui ha collaborato con noi in questo è stato un singolo, si chiama Let There Be Light, e ha suonato il piano nel brano con noi. E ultimamente abbiamo avuto una delle mie musiche, è stata usata nel nuovo film di Michael Moore, e soprattutto il nostro brano che si chiama The God Below è stato usato per sonorizzare il TV spot internazionale, lo spot TV internazionale di Minions, del film d'animazione. Anche qui è una cosa che è un po' misteriosa, perché come diceva prima Luana, non è che noi abbiamo dietro pianificato qualcuno che pianifichi le cose per noi, semplicemente noi facciamo, la nostra musica gira più o meno grazie alla rete. La rete ha tolto tanto a chi fa musica, e per le ragioni che tutti conosciamo, però ha dato anche tanto in alcuni casi, e per noi il fatto che la nostra musica sia disponibile e per essere ascoltata da chiunque, poi ha portato a noi personalmente, ha portato a delle sorprese, a degli eventi per noi stupefacenti, che non li sappiamo tanto spiegare. Siamo riusciti a combinare l'orchestra e il rock, no? La visione rock della nostra band in un album chiamato The Orchestral Album. Molti che stanno ascoltando quest'album in America stanno dicendo le tue stesse parole. Hanno trovato, è come se in questo album si fosse trovata una fusione particolare tra orchestra e band, ma come non è mai avvenuta, cioè una sorta di comunicazione, come se fossero un corpo solo. E questo per noi è fantastico, è uno dei più grandi complimenti l'aver raggiunto questo obiettivo. Questo disco è nato per un sogno, quando uno vuole fare un'impresa incredibile e si affida a un crowdfunding e sceglie appunto di fare una di quelle cose, dice qual è il sogno nel cassetto, fare la cosa per l'amore della cosa stessa, soprattutto nell'arte. Quindi una cosa, uno pensa abbastanza inutile registrare l'album con l'orchestra, però il piacere di ascoltarlo, di partecipare a quell'impresa, l'emozione di vedere anche tutte le persone da tutto il mondo che hanno partecipato per condividere ed essere parte di questo sogno. E registrare live questo album è stato tutto registrato live, quindi assistere alla forza che si è sprigionata tra gli orchestrali e i musicisti della band. Io ad esempio ho questa fermo immagine, che in realtà è un fermo immagine in movimento, però per dire all'interno di tutto il movimento era un po' più fermo, diventa un po' più fermo. A un certo punto l'ultimo brano dell'album, che si chiama Morpheus, ho visto proprio come un'onda passare attraverso gli orchestrali. Io ero situata in un altro punto dello studio, staccata da loro perché per motivi di registrazione la mia voce era bene che fosse isolata, però loro potevano sentirmi in cuffia e io vedevo loro attraverso uno schermo. E ho visto la direttrice d'orchestra Kazaka, che ha contribuito agli arrangiamenti orchestrali in una maniera eccelsa, perché è un genio musicale di cui magari penso che sia meglio che ne parli Dani, perché ha un rapporto molto particolare con questa musicista. E ho visto una forza proprio che posso definire, nel tutto il mio agnosticismo, però sciamanica. E quando sono scesa sotto, quindi alla fine di questa session, che poi è entrata nell'album, stavano tutti piangendo, avevano provato tutti la stessa cosa. Ecco, vivere una cosa del genere vale la pena, anche se fosse l'ultima cosa che fai nella vita. You are mine. You are mine. Dal punto di vista produttivo, il tentativo di unire il suono della nostra band, che è molto crudo, anche se romantico, con il pianoforte, con l'orchestra, è stata una cosa che appunto io e Angelina Gershova, che è la direttrice d'orchestra e l'arrangiatrice dell'album e la persona che lo ha comunque prodotto e mixato insieme a me,
una musicista incredibile con la quale io insomma da anni sono in simbiosi artistica. È stato proprio quello di considerare l'orchestra non come un qualcosa che dovesse sedersi sopra quello che la band fa, cosa che avviene nella maggioranza dei dischi di questo tipo, però di creare di fare sì che la band fosse di 20 elementi, quindi 15 orchestrali più noi 5. Questo ha portato noi a suonare tutte parti molto minimal, molto minimali. Quando facevamo le prove noi della band sembrava che suonavamo dei nonsense assoluti, dove ognuno faceva magari una nota ogni battuta, era tutto rarefatto e isolato e in quello che facevamo noi. Però poi quando abbiamo sentito gli elementi tutti insieme, registrando dal vivo con l'orchestra, perché l'album è fatto tutto live in uno studio a Roma dove abbiamo suonato tutti contemporaneamente, è stata... Già sentivamo che il disco poteva venire, quello che poi è venuto dopo che l'abbiamo missato. E ti ringrazio per le tue parole su questo disco. You are mine forever, mine forever, mine forever, mine forever, mine forever. Siamo fortunati con i nostri sogni.